C'è un allenamento in palestra che si chiama grinder, ok? Che è proprio la trita ghiaccio, come si chiama, e mi piace tantissimo utilizzare con i miei clienti privati i grinder a casa loro, perché dobbiamo far fare soltanto un esercizio con un attrezzo igienico quando possiamo fare di più? Ok, trovati di fronte alla tua bicicletta, magari impostate una bella resistenza e cominciare a spingere con le braccia. Allora, ti spiego anche come modificare o modellare le vostre braccia con il nostro grinder, utilizzando semplicemente la nostra bicicletta. Allora, la cosa bella qua è che c'era una gara una volta in palestra con un grinder, gli uomini facevano, si stancavano, ma quelli che non si sono reso conto è che io non devo soltanto spingere con il mio grinder, ma posso anche tirare verso di me, ok? Perché io posso concentrare sia la spinta che al, guardami, tiro, ok? Così lavoro sulla parte posteriore della mia coscia, ok? Allora, coscia. Posso spingere, ok? O altrimenti posso tirare, ok? Così lavoro sulla parte posteriore del braccio, della schiena, ok? Così avete l'imbarazzo della scelta. E questo aiuta a tonificare tutta quella zona che vi interessa sotto il reggiseno, ok? Proprio qui, indietro, perché avere la schiena bella tonica, bella, ok? Allora, continuiamo a tirare. Un bel minuto, facciamo un bel minuto che tiriamo il nostro grinder. E l'altra cosa bella del grinder è che non è che devi fare 20 minuti, già il fatto che fai 5 minuti per allenare il tuo braccio è più che sufficiente. Puoi anche fare i scatti tra su e giù, puoi fare magari 3 minuti di pedalate e poi 2 minuti di braccia, ok? Alternando braccia e gamba, ok? Che ne dici? Un bel allenamento, magari lo faccio anche qua su questo DVD. La cosa bella del grinder è che non è che devi fare tanti minuti, puoi anche alternare da sotto a sopra. Potresti fare 2 minuti di braccia e poi 3 minuti di gambe. Un altro allenamento ancora. Così di nuovo ti ricordi che quando ti faccio alternare da un movimento all'altro riesci veramente a fare un bel allenamento, ok? E ti passa in prima il tempo. Continua a tirare. Sto tirando. E poi l'altro versante è di spingere, ok? Perché anche dipendendo come poggio o come alzo i gomiti, vado a proprio attingere o stimolare diverse fibre muscolari. Continuo a spingere. Un bel allenamento, eh? Così andiamo a tonificare le parti superiori e inferiori, perché molte donne hanno le braccia, non voglio dire flaccide, ma con poco tono muscolare, ok? E tono muscolare sulle braccia sono belle, specialmente quando vogliamo mettere le canottiere. Spingi ragazzi, spingi. Dai, facciamo un bello scatto di spinta. Dai. Spingi con quelle braccia. Pedala, in tutti i sensi con le braccia. Pedala. E vedrai che fai anche qui un bellissimo allenamento per tutto il corpo, perché se usi una resistenza alta la sentirai anche su il cuore, ok? Non è proprio un lavoro aerobico perché le braccia non sono abbastanza forti di dare un risposto sistemico a tutto il corpo, ma comunque la fanno far bene, che vuol dire che il cuore ha fatto il suo lavoro, ha faticato, abbiamo bruciato calorie, tutto quello che ci vogliamo da un po' di sano movimento. Spingiamo, facciamo un altro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di nuovo, tiro. E poi noterete che potete spingere o tirare a vostro piacimento. Noterete che potete spingere o tirare a vostro piacimento considerando che la resistenza magnetica non ha direzione specifica, ok? Continua a spingere e tirare. Tiro, spingo, gomiti stretti, tiro, spingo. Ancora, dai ragazzi, alleniamo quelle braccia. Spingo. Tiro. Dai. Continui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. Bravi ragazzi.
Allora, questo è un piccolo allenamento insieme per farvi capire che con la vostra X-Bike potete allenare sia la parte superiore che inferiore del corpo e di conseguenza un nuovo allenamento per voi con X-Bike. Ci aspetto al prossimo allenamento, state facendo un ottimo lavoro e grandi sorrisi, perché quando noi facciamo qualcosa per il nostro corpo, stiamo facendo qualcosa per noi. Un bacio dalla Gilles.